Buonasera. Parliamo di un qualcosa di molto molto particolare per chi non è del settore, perché chiaramente ci possono essere tante tante traduzioni, tanti significati, però per chi vive queste cose, chiaramente sono fatti che dimostrano che non muore mai nulla, si trasforma e tutto lascia dei segnali che possono essere percepiti. Io mi ricordo quando ero ufficiale, e comunque le prime sonde spaziali, che è successo? Che prima del Sole, in un certo spazio, furono registrate delle frequenze molto molto forti, particolari, secondo gli scienziati. Bene, e queste frequenze le hanno adeguate per capire da che cosa dipendeva questa perturbazione, esplosione di frequenze. E cosa è uscito fuori? Pensate, è uscito fuori la voce di un ufficiale francese nella prima guerra mondiale, in una battaglia ben precisa, che parlava ai suoi soldati. Ma i fatti con gli anni sono progrediti, con le tecnologie, è venuta notizia, anche se non ben diffusa, come capita spesso in questo settore, che addirittura oltre il nostro sistema solare hanno di nuovo percepito delle emozioni, delle parole che venivano dal nostro pianeta. Quello che ha così stupito veramente, perché c'è da non crederci, è che questi campi di energia, quindi emozione e parole, erano ad 1,5 miliardi di anni fa e venivano dalla Terra. E io ho messo il punto interrogativo perché è veramente particolare, anche se facendo l'archeologia intuitiva, seguendo le linee americane che io ho fatto da molti anni, quello che porta nei luoghi sono proprio le emozioni che sono lì e non hanno un presente, un passato futuro, perché le nostre emozioni, come anche la nostra più reale energia, è in un presente continuo. Quello che noi vediamo è fra il campo infrarosso e ultravioletto ed è circa il 7%. In più c'è un linguaggio dualistico, no? La logica, le parole, alto, basso, bello, brutto, questo e quell'altro, che bisogna rispettare, ma è il primo gradino. Non bisogna rimanere bloccati lì. E grandi personaggi, fin dalla storia più antica, guardate gli atomisti del VII secolo in Grecia, o tantissimi altri, hanno vissuto, hanno avuto informazioni da un presente continuo. Guardate Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, con dei sogni, con degli intuiti durante la notte, andava in un possibile futuro, vedeva la bicicletta, poi dicono che l'ha fatta un suo allievo, comunque, vedeva l'aereo, il carro armato, si svegliava nella sua epoca, ok? E la faceva coi legni, con quello che aveva. Cosa vi sto dicendo? Vi sto dicendo che le persone che hanno vissuto emozioni, va bene? E ve ne cito qualcuna, no? Quei segnali possono essere percepiti dagli esseri umani. Chi nel possibile futuro ha un problema, ha un'emozione forte, chiede aiuto, non ci sono per le nostre energie confini di razza, di nazioni, speculazioni di vario tipo. Siamo tutti uniti e io veramente, io e tutti i gruppi che conosco, molte persone, insomma, faticano perché ancora non si comprende che se stiamo su questo pianeta che ha dei sistemi di difesa suoi per difendersi da campi che sono contro la vita, che vengono da varie zone dello spazio, e chi è che crea il disordine? Noi umani che creiamo veleni, che siamo riduzionisti, vogliamo spiegare tutto con qualcosa che fa
fa parte del 7%, come dicevano tutti, insomma, no? Vogliamo parlare di Einstein, vogliamo parlare di che cosa? E poi ci sono stati dei fatti molto particolari a proposito di emozioni. Pensate, nelle battaglie ferme nel tempo, che le Termopili, la battaglia delle Termopili, confermato anche da Pausania, le persone andavano lì, va bene, in quelle zone, e vedevano come degli ologrammi, come delle cose che combattevano. E queste visioni sono durate 400 anni, perlomeno, sono state percepite per 400 anni, secondo i tempi nostri logici. Ma abbiamo anche lo sbarco in Normandia, nella spiaggia di Dieppe, due signore che erano lì in villeggiatura, era il 4 agosto 1951. Che gli succede? Succede che appunto dalle 6:55 cannonate e fucilerie, aerei che bombardavano. E tutto questo poi, che loro hanno raccontato, naturalmente impaurite, volevano capire il perché e il per come, come capita spesso nei castelli, dove ci sono state emozioni forti, altri campi di battaglia. E beh, insomma, quello che hanno percepito come cannonate, gli aerei, corrispondeva esattamente allo sbarco reale che avvenne con questi ritmi, nelle stesse ore in cui loro in questa dimensione l'avevano percepito. Un altro fatto veramente particolare lo dobbiamo a Morgan Robertson, che scrive un romanzo, Futility, e questo romanzo racconta una nave grande passeggeri che va a urtare con un iceberg e l'affondamento. Bene. Dopo 14 anni avvenne il disastro del Titanic. Che vuol dire questo? Secondo quello che noi conosciamo oggi, le persone che dopo 14 anni avrebbero vissuto questa emozione hanno cercato aiuto, molti l'hanno percepiti, ma non rendendosene conto perché non ci hanno abituato, no? C'è pericolo che ti ricoverano, insomma. E in poche parole, ecco fatto che questo scrittore spontaneamente ha messo giù queste cose. Altro tipo di fatto scientifico, qui si parla sempre di scientifico, stiamo parlando dei più grossi istituti di ricerca a livello internazionale, non stiamo parlando di scuole per corrispondenza. Beh, pensate che, a proposito di emozioni, che uno statista, William Cook, trovate tutto nel sito, analizzò per anni, per mesi, gli incidenti ferroviari in USA, dei pendolari, delle persone che si spostavano, e questo è un lavoro che fece con scadenza di mesi e anni, e si evidenziò che nel momento dei reali incidenti del treno c'erano meno persone del solito, del consueto. Hanno intervistato queste persone, hanno detto: ma come mai non hai preso il treno? Allora, che dice: ma io ho fatto un sogno strano. Un altro: mi sono svegliato la febbre. Un altro: la macchina bucata. Insomma, tutte queste cose che sembrano casuali, per quello che abbiamo conosciuto si studia, dico, ovunque, no? Ma si studia per capire le leggi di comunicazione, visto quello che succede anche in questo pianeta, in quello che chiamiamo realtà, insomma. E in pratica è sempre lì l'emozione. L'emozione non ha un tempo. L'emozione, quel che abbiamo del passato, nei luoghi particolari, possono essere percepite. Non tutti però ci riescono, chiaramente, perché bisogna vedere fatti interni che, insomma, non sono così facili da spiegare, come biochimica, come frequenze, quello e quell'altro. Ma avevano sentito prima, a livello non logico, chi prendeva questi treni, che c'era qualcosa che non andava. E secondo gli studi anche
dell'Università di Friburgo e tante altre cose, erano chiamati fenomeni pick up, ossia nel senso la mente profonda. La mente non è solo il cervello, attenzione, la mente è qualcosa di molto più vasto, non è solo il cervello. E quindi sono riusciti a evitare questi fatti, ma di queste cose ne possiamo raccontare tantissime. Quello che è importante è dire è che non dobbiamo alimentare le tensioni, la paura, tutte queste cose. Dobbiamo abituarci ad accettare che se siamo qui in questa dimensione ci sarà un perché, e che la nostra energia, la nostra reale energia, non solo quella che percepiamo con i cinque sensi, 7% fra infrarosso e ultravioletto, ma la nostra vera energia aspetta il nostro risveglio, aspetta che noi riusciamo ad uscire fuori da una gabbia troppo stretta che ci fa vedere solo quello che interessa a noi, insomma. Anche lì Einstein diceva, in questo mondo noi ci occupiamo solo delle persone che ci sono vicine, e non ci rendiamo conto che invece dobbiamo avere una crescita di consapevolezza, essere consapevoli che esistono forme di vita, e quindi vedere gli altri non come nemici, per come ci hanno abituato e ci abituano, ma come persone che stanno sullo stesso pianeta, che dobbiamo difendere sotto vari aspetti. Il fatto di entrare in questo tipo di strada di conoscenza ha portato, ma è un fatto non logico, per fortuna, noi le chiamiamo geometrie. Ossia, io non sapevo a chi rivolgermi per poter andare in America ad essere studiato da certi gruppi. Cosa è successo? È successo che a quei tempi, appunto, c'è anche un filmato di, stavo in un gruppo Dimensione Uomo dove c'era D'Alberto Lori, Toni Binarelli, scienziati. Vediamo che dice. Velte, figlio di Lamet e di Ramta, sacerdote etrusco, interprete dei fulmini, conobbe il triste destino degli illuminati. Fu condannato per stregoneria dall'ignoranza e dalla superstizione degli uomini del suo tempo. Se con lo scorrere della clessidra del tempo il suo corpo si è ridotto in polvere, il suo spirito non ha subito l'annientamento. Ha preso le sembianze di un etrusco di oggi, nell'ultimo sensitivo degno di questo nome, appartenente a quella schiera di eletti i cui nomi sono incisi sul monolite nero di un'altra conoscenza. Eusapia Palladino, Edgar Cayce, Gustavo Roll. Stiamo parlando di Umberto di Grazia. Ho avuto la fortuna di conoscere di Grazia più di 50 anni fa, e da più di mezzo secolo lo considero uno degli amici più cari. Alto, quadrato, robusto, dagli occhi e dalla profondità insondabile, non è molto cambiato nel tempo. I capelli saranno ingrigiti, la pancia si sarà arrotondata, ma nulla di più. L'uomo di Capranica ha mantenuto intatto il magnetismo col quale ha da sempre affascinato donne e uomini. Soprattutto si è mantenuto coerente alla purezza dei suoi intenti di base, dedicando la sua vita allo studio e alla sperimentazione nell'ambito della ricerca psichica e della sua fenomenologia. Quando collaboravamo nell'ambito di Dimensione Uomo, un'associazione culturale che si interessava di ricerca e divulgazione scientifica, ho assistito a innumerevoli fenomeni precognitivi che hanno avuto come epicentro Umberto. All'epoca, grazie ai sogni lucidi di Grazia, sapevamo 10 giorni prima del verificarsi dell'evento che 2 Jumbo si sarebbero scontrati a terra in un grande aeroporto internazionale.
La sciagura è poi puntualmente avvenuta a Tenerife, nelle Canarie. Sapevamo, prima che si verificasse, del tentativo di attentato al presidente americano Reagan. Non solo, sapevamo anche che le particolari scenografie oniriche di Umberto avrebbero condotto a importanti scoperte archeologiche, come in realtà è stato. Il nostro interesse non era tuttavia il fenomeno in sé in quanto tale, ma le sue connessioni logiche. Ci chiedevamo, Umberto pare essere l'elemento catalizzatore, il tramite tra la nostra dimensione fisica e un altro universo molto più vasto e soprattutto ignoto ai più. Se davvero fosse così, potremmo anche noi, a nostra volta, provocare gli stessi fenomeni? È indubbio che le enormi facoltà di Umberto gli permettano di entrare in contatto con una dimensione di presente continuo, dove le leggi costruite dalla logica sono destinate a ribaltarsi per riproporsi in uno stato di nuovo equilibrio. Ciò ha portato Di Grazia a mettere in pratica l'idea, studiata anche da Carl Gustav Jung, dell'unione degli opposti, o meglio del superamento dei contrari, perché ci sia possibile renderci conto che anche la dualità del mondo materiale non si elide, ma ha la sua giusta collocazione, come poli di una medesima sostanza primordiale. È importante riconoscere la loro complementarietà, perché ciò è necessario per giungere alla sintesi e alla centralità del problema. Il secondo punto all'ordine del giorno è stata la messa a punto del metodo della biostimolazione, che consiste in una serie ordinata di esercizi di meditazione, di posture e movimenti accompagnati da suoni e ritmi che Umberto ha chiamato tecniche dell'unione e del risveglio. Lo stesso Emilio Servadio, grande psicanalista e fondatore della Società Italiana di Psicanalisi, ha valutato assai positivamente tale metodologia, scrivendo tra l'altro che Umberto Di Grazia è stato in grado di elaborare una serie di esercizi fisici e mentali che consentono di aprirsi ai messaggi della mente e dell'inconscio. Si tratta di tecniche semplici e piacevoli che ampliano le facoltà sensibili dell'individuo, ponendolo in grado di percepire le energie e le vibrazioni di cui è composto il cosmo. Tale metodo, definito biostimolazione, ha come finalità l'unione degli opposti, sia interni che esterni alla mente, ed indurre all'amalgama delle energie e all'armonia interiore, tanto da sentirsi consapevolmente parte del tutto. Umberto Di Grazia è sempre stato convinto che l'essere sensitivi non è prerogativa di pochi eletti, ma piuttosto una potenzialità latente in ogni essere umano o comunque accessibile a molti. Presidente dell'Istituto di Ricerca della Coscienza, in tutti questi anni ha impostato una particolare ricerca tendente a far emergere alla coscienza le informazioni del profondo, al fine di darne un'applicazione pratica con l'uso quotidiano del paranormale, che in questo modo diverrebbe, come è giusto che sia, più che normale. Nel corso di una serie di esperimenti basati sulla precognizione e sull'archeologia psichica, ha potuto constatare che i risultati migliori venivano ottenuti da chi era digiuno di certe pratiche ed era del tutto ignaro delle realtà paranormali o era addirittura scettico sulle proprie possibilità e affrontava i test per semplice divertimento. Malgrado l'oscurantismo di oggi che esala dal villaggio globale del nostro mondo, la rivoluzione delle idee è in atto. L'etrusco venuto dal passato è il vessillifero di una marea montante che finirà per spazzare via l'arroganza della scienza intesa come religione e delle sette per dare via libera alla rivoluzione delle coscienze. Una rivoluzione certo non cruenta che ciascuno di noi deve fare per se stesso se vuole realizzare quella verità che molti vogliono ancora tenere sepolta. Bene, questo è appunto un taglio molto ben fatto di quando, con Dimensione Uomo, questo gruppo, dove c'erano scienziati, c'erano persone normali, motivate, Tony Binarelli, per vedere se c'erano trucchi, questo e quell'altro, ha detto e ha fatto cose estremamente importanti. Ma quello che io voglio sottolineare, attenzione,
anche per farvi comprendere quanto è importante osservarsi, vedere se corriamo troppo, camminare più lentamente, se pensiamo sempre in negativo, cercando, ci dobbiamo cercare di distrarci, perché i ritmi, no? Quando sono scelti da noi ma non sono ripetitivi, allora va bene se poi siamo bene, ma immaginate, tutto quello che ha dato emozione rimane, e se voi lo sapete prendere, per come vi sto cercando di dirvi a proposito delle tecniche, se andate nel sito Tecniche dell'Unione c'è il libro che potete scaricare gratis, perché per noi è importante dire, ma dire con testimonianze molto precise. Io vi sto parlando perché con la mente non locale sarebbe una delle nostre potenzialità di percepire lontano, inteso come logica, sia nel tempo che nello spazio, si è lavorato continuamente. Io sono stato con un gruppo per moltissimi anni, il Mobius, dove c'era un metodo per domandare a delle persone, e loro chiamano psychic, che non si parla più di parapsicologia, che è a fianco della psicologia, ma di ricerca psichica. Abbiamo fatto la guerra fredda, abbiamo previsto delle cose a distanza, abbiamo trovato, adesso devo badare bene, abbiamo trovato anche cose a distanza dove c'era stata vita, emozioni, oppure qualcosa che si era perso, magari tipo un aereo con del materiale pericoloso, no? Che non si sa più dove era andato. Insomma, sono stati fatti molti tentativi, ma e c'ho tutto qui, no? I protocolli, le cose, ma non è questo. Per me e per noi, anche dell'Università della Coscienza, della Tamburino, di Enrico Ballantini, di tutti noi, è quello di cercare di aiutare le persone a conoscersi, non a dipendere da un qualcosa. Se incontrate un qualcuno che vi attira, bene, vedete quello che vi può servire per riattivare delle vostre potenzialità. Non sono doni, sono potenzialità. Se vi mettete su questa strada, fra l'altro, capita che arrivano persone, situazioni che poi vi aiutano, vi portano avanti, perché chi cerca non per far dipendere gli altri, ma per conoscere, diffondere queste nozioni, questi segnali che uno ha dentro e che manda e che percepisce dagli ambienti, guardate tutte le scoperte archeologiche, con tutte le lettere che ho fatto alle sovrintendenze, cos'è che ci ha portato lì? Me e il gruppo di ragazzi, e non solo ragazzi, che mi seguivano. E l'ho capito dopo, chiaramente, le emozioni che erano rimaste nei luoghi. E ci sono dei luoghi molto particolari. Tant'è vero che è un libro che finirò sulla guerra, la battaglia di Sutri, fra romani, etruschi, alleati vari, perché si espande fino a tutti i terreni, fino a Caprani, che non solo. E lì ho trovato cose molto particolari, come il Tempio delle Y, e c'è un filmato che appunto spiega bene tutto questo. Ecco qua. La Y è la 24esima lettera dell'alfabeto italiano, le cui origini lontane in ambito fenicio sono comuni alle lettere U, V, W, e nella lingua italiana compare solo nei latinismi e grecismi non adattati, mentre è d'uso corrente nelle lingue straniere.
L'uso della Y risale agli alfabeti greci, cita il vocabolario Devoto Oli, nei quali ha assunto il valore della U con la dieresi ed è riapparsa in latino nel primo secolo avanti Cristo per indicare la U dei grecismi, suono che era estraneo alla lingua latina. Nel Medioevo il suo valore è soltanto grafico e, se si vuole, storico. Rispetto alla pronuncia, non è distinguibile dalla lettera I. In matematica la Y rappresenta un'incognita, una variabile, una coordinata, mentre nell'esoterismo assume un significato di grande importanza, specialmente secondo la Kabbalah, scuola ebraica di pensiero filosofico e teosofico e sistema pratico talismatico e rituale. Essa studia il significato delle lettere e dei numeri attraverso i suoi tre aspetti detti gematria, notarikon e temura. La gematria consiste nell'uso delle lettere come numeri e del vasto sistema interpretativo della numerologia che ne deriva. Notarikon è la tecnica per creare nuove parole o frasi, partendo dalle prime o dalle ultime lettere di un nome o di una frase, mentre temura è un metodo per nascondere nomi sacri o testi, codificandoli o crittografandoli. Come molte altre lingue, l'ebraico usa le lettere per indicare i numeri. I nomi con cui vengono chiamate le lettere hanno a loro volta un significato preciso. Così si stabilisce immediatamente un sistema di corrispondenza tra i numeri e le cose, che vengono indicate con lo stesso termine che designa anche il numero. Per esempio, la lettera ebraica Aleph indica il numero 1 e la parola di per sé stessa va tradotta letteralmente come bue o mucca, ma in senso figurato significa anche ricchezza. È importante soprattutto rendersi conto del significato del suono, sia nel giudaismo sia nella Kabbalah. L'universo venne creato per mezzo dell'articolazione del suono. In principio era il Verbo, recita l'incipit del Vangelo di San Giovanni. Pertanto, le lettere e i vocaboli sono molto più di semplici strumenti utili per la comunicazione. Essi sono caricati dalla forza elementare che ha fatto vivere l'intero insieme delle cose esistenti. Anche i Celti e i Pitagorici credevano nell'efficacia della parola espressa e nella potenza della corretta pronuncia. Secondo le varie scuole esoteriche, inoltre, la Y rappresenta, primo, un grado o livello di iniziazione. Secondo, il compito dell'uomo che, elevandosi verso l'alto attraverso la conoscenza, deve superare la visione dualistica, il cui simbolo è la Y, e acquisire il giusto distacco per comprendere quale sia la strada da seguire. Terzo, nel cristianesimo è il simbolo di resurrezione. L'uomo, attraverso la scintilla divina che è in lui, supera i limiti della morte fisica. Quarto, il passaggio dall'uno alla dualità del mondo terreno. Quinto, il libero arbitrio dell'uomo nei confronti dell'antinomia bene-male. Il significato rituale della Y è in ogni caso antichissimo. Lo conferma anche la scoperta di un tempio fatta all'inizio degli anni 70 a Torre Spadina Capranica, Viterbo, dal ricercatore Umberto di Grazia. Sulle pareti laterali di una camera, scavata nel banco tufaceo, sono profondamente incise due grandi Y. Purtroppo il sito archeologico aspetta ancora di essere studiato, valorizzato e difeso, così come tutto il territorio circostante, per un perimetro di 3 chilometri, anche se fu tempestivamente denunciato da Di Grazia alla sovrintendenza per l'Etruria Meridionale, quando era direttore Mario Moretti. Non si tratta, come sostenuto da qualche frettoloso giudizio, di una serie di tombe riadattate in epoca successiva. Nella fossa votiva antistante, con uno scavo ufficiale, emersero reperti dal IV secolo a.C. al II secolo d.C., ma di un luogo di culto, come appurarono durante i lavori di pulitura della fossa l'ispettore di Bassano Moroni e l'archeologa Maddalena Andreussi, testimone per conto dell'allora ispettore di zona per la sovrintendenza Proietti.
Inoltre, nel terreno limitrofo preso di mira da scavi clandestini, affioravano frammenti di manufatti molto più antichi, di un'epoca che andava dal X al VII secolo avanti Cristo. Non mancarono poi le conferme autorevoli, fra le quali il noto archeologo Tram Tam Tim dell'Università del Quebec, che ebbe a dichiarare: «È un tempio atipico di un gruppo giunto dal mare, prima della civiltà etrusca. Ne ho visto uno simile nell'isola di Ischia, dietro un muro costruito dai Romani, che nascondeva lo scavo originario simile a questo di Torre Spadina». Seguirono altri esperti e altri sopralluoghi, e passarono in molti a vedere il Tempio delle Y, tra questi gli archeologi von Hase, Alessandro Morandi, eccetera, e tutti evidenziarono la tipicità e l'importanza del sito e del territorio. Di certo, il ritrovamento dette molto fastidio, in primo luogo al proprietario del terreno, ma anche ai vari esperti che si sono succeduti, soprattutto locali, mostrandosi anch'essi d'accordo con la filosofia molto comune attualmente dell'archeologia ufficiale, la quale, davanti a scoperte che non collimano con il paradigma accettato, tende a insabbiarle, se non addirittura ad eliminarle. Eh sì, queste sono cose che si ripetono. Naturalmente ho girato il mondo, sono andato fino al Triangolo delle Bermude perché con gli americani, in questo caso, mi dissero dove sentivo che ci poteva essere un relitto. La stessa cosa mi era successo nel primo esperimento ufficiale che feci a Ustica, dicendo prima, scrivendo prima, registrando quello che avrei trovato con un notaio, c'era Pippo Cappellano, c'erano scienziati di molti istituti che ci hanno seguito. Ebbene, andando lì, io andavo anche con le bombole sotto, però ho sentito l'emozione di... come di una nave antica che andava a sbattere contro le pareti, e anche questo lo trovate nel sito, se andate a vedere Ustica, e c'è tutta la parte scritta con le testimonianze di persone professionisti e c'è il filmato. E comunque fu confermato, ossia io anche le lettere delle sovrintendenze, come quelle dei, in questo caso della Sicilia, ma ecco, questo è un fatto che si è ripetuto continuamente, anche quando con Nino Manfredi ci siamo frequentati per 2 anni, siamo stati a Pasten, abbiamo fatto delle ricerche, io nei leghetti interni, insomma sempre l'emozione, cioè l'emozione che rimaneva lì in un non tempo. Ma nel mio viaggio ho incontrato tante persone veramente motivate, interessanti, persone veramente di un alto livello. E naturalmente quando mi dicevano, ma no, vai all'estero, dai, c'è la cattedra lì, c'è questo, c'è quell'altro, io dicevo, no, un momento, io sono etrusco, sono nato a Viterbo, devo cercare di andare avanti. Ma al di là di questo, fra i vari amici veri che ho incontrato, tanto che poi abbiamo scritto un libro insieme, è stato Stanislao Nievo, discendente di Ippolito Nievo. Parlando con Stanis, incontrati in un salotto casualmente di un certo livello qui a Roma, lui mi disse che aveva scritto un libro, Il prato in fondo al mare, perché avevano fatto un francobollo che ricordava Ippolito Nievo. Tenete presente che Ippolito Nievo stava tornando con la cassaforte e con i conti della spedizione dei Mille, quella e quell'altra. E non arrivò mai nel porto di Napoli. Lo fermarono, insomma è una storia molto tragica, molto pesante. Ma comunque mi disse, ma mi aiuti a capire dove ci può essere il relitto?
E quindi da lì in poi abbiamo fatto delle cose, qualcosa è affiorato di quello che si sentiva e diventiamo amici. Stanis è stato un uomo incredibile perché ha lavorato molto anche nei parchi letterari. Cosa sono i parchi letterari? Qui c'ho i tre volumi. Si era partito dal discorso, non io, lui, Stanis, i suoi parenti, il suo gruppo, Stanis Zamoniev, che dobbiamo difendere gli ambienti, i territori che hanno ispirato delle persone creative, dei grandi artisti, dei grandi poeti e quindi sono nati i parchi letterari. Ecco lì le emozioni che le persone andando su quei luoghi riprovano, come io quando sono andato in cima al Terminillo per la prima volta tanti anni fa, ho saputo dei templari che avevano lasciato le spade perché andavano via dall'Italia, chiaramente che andavano verso il mare, o tante altre cose. Vi dico, anni fa, due serie di trasmissioni, 14 castelli, dove andando lì con un tecnico e con il principio già documentato per anni di lavoro, che si chiama multidimensionalismo, su certe frequenze dell'ultravioletto si vedevano le forme di esseri che stavano lì, che erano vissuti lì e che avevano lasciato delle forti emozioni. Non so, la donna che il marito geloso l'aveva tenuta in una zona del castello e lei come hobby aveva solo come per il tempo per tirarsi i capelli. Bene, si è vista che entrava, che si sedeva in una sedia che non si vedeva, che si pettinava, così vicino Parma, questo su presenze, su vicino Parma una nobile che era molto gentile, che aiutava i poveri, si è vista una forma che andava verso un armadio medievale mentre facevamo le riprese, e si è vista due o tre volte, perlomeno l'ho percepita anch'io visivamente, perché si possono percepire visivamente. E abbiamo trovato che dentro quell'armadio, muovendo dei pioli come si faceva nel mondo antico, c'era una cassaforte dove lei metteva i gioielli. Quindi quel fatto emozionale di conservare i gioielli, ricavare i soldi, aiutare i poveri, tutto quello che ha vissuto sta donna, qualcuno lo può percepire. E quindi ecco fatto altre cose legato ai posti. Ma tornando a Stanislao Nievo e a Mario Bruschi, che era professore di fisica teorica alla Sapienza di Roma, e insomma insieme è stato uno dei periodi veramente più belli che si poteva vivere in Italia nella ricerca. Con Stanis sono successe le cose, ci sono successe cose e che insomma raccontarle nessuno ci può credere perché sono cose molto molto, se non le vivi non ci puoi credere, insomma. Va bene, lui parlava molto, era molto preso dalla Grande Madre, dalla zona intorno a Nettuno, e io ero preso dall'Etruria, da tutto quello che sta sotto, insomma, no? E forse se non c'è gente molto molto sensibile che difende le cose è meglio che rimanga sotto, insomma. Ma comunque l'ho portato insieme a testimoni, attenzione, io mi muovo sempre con testimoni. E poi vi racconto come è nata una musica e quello che è successo dopo. E comunque siamo andati al Tempio delle Ypsilon. E lui, se Stanis, era subito ambientato nella stanza, arrivando, guardando a destra, che c'ha tre finte porte, c'ha dei canali per i riti che facevano, che andavano alla fossa votiva, e siamo rimasti come sospesi, nel senso che non sentivamo il tempo, eravamo sospesi. Che succede? Beh, non vediamo delle forme che ci passano sotto, come una processione. Io per scherzare, per come sono fatto, ho fatto il saluto etrusco a queste forme. Chi stava con noi dice, boh, l'ha fatto anche Stanis. E beh, due che stavano lì anziani, che si percepiscono come
come ologrammi, come de forme semitrasparenti, insomma, no? E non ci hanno fatto il saluto. E questo, insomma, sotto un certo aspetto, ci ha confermato quello che anche lui sosteneva, che anch'io sostengo, che le emozioni rimangono e possono essere percepite. Il problema è che quando uno le percepisce, se non è aiutato, se non è ben guidato, può sbarallare, nel senso che incomincia poi a metterci cose che magari non c'entrano. Una cosa che, ed è il racconto, diciamo, finale, per sottolineare che le emozioni rimangono, è il fatto che incomincio a fare dei sogni ripetitivi. Prima avevo già fatti dei sogni ripetitivi su un periodo medievale, ed era più o meno, se capito, la prima crociata, dei guerrieri che tornavano e andavano giù nelle Puglie, nella San Michele Arcangelo, nella grotta di San Michele Arcangelo, e poi risalivano. Bene, io ho vissuto tutta quella storia, e poi alla fine mi regalano un libro, perché ho cercato questa chiesa nella grotta, dopo qualche anno, quando non ci pensi, poi le cose arrivano, finché ci pensi voglio trovare questo, voglio trovare questo, ecco lì la logica, non manda il messaggio dentro. Ero motivato a capire. Bene, quando ho fatto 33 anni mi hanno regalato un libro, I Normanni nella Terra del Sud, Norwich, della Rizzoli. Sfoglio, una di queste immagini era la grotta, chiesa, che io avevo visto. Di nuovo viaggio, di nuovo testimoni, eccolo qui, quello che si vedeva, questo è l'accampamento delle persone, perché prima c'era solo la grotta, non c'era la chiesa sopra, e questo è nel sito, anche questo, che potete trovare, insomma, Il sogno della cattedrale, l'è chiamato. E le cose furono così precise, e poi lungo il viaggio a Trani incontrammo un psicologo che era insieme a una mia amica che non vedo da anni, e quindi abbiamo verificato insieme. Bene, dopo questo tutte le conferme, c'è stata una trasmissione nella Rai TV con Bruno Modugno, quei testimoni. Ma perché vi dico questo? Vi dico questo per incoraggiarvi a non dire no, non è vero, uffa, che bello. No, avete delle sensazioni ripetitive, scrivetele e non pensateci più, perché se continuate a pensarci è difficile trovare riscontri. Questo è successo, se ne parlò molto, con dei sogni ripetitivi. Quando sono ripetitivi, anche lì scrivete quello che vi ricordate, perché sennò non va avanti il sogno, non porta molte informazioni se non lo scrivete, perché evidentemente la logica, la parte profonda, si tranquillizza. Vorrei raccontare quel che successe e come lo avvertì nel sogno, in un presente diverso, ma non per questo meno reale, il presente di ogni sogno. I sogni non hanno passato e futuro, avvengono sempre al presente. Incomincerò con un esempio molto caratteristico, anche se non è stato cronologicamente uno dei primi. Siamo nel 1971. Tra i vari sogni ce n'è uno che si presenta con una certa insistenza. È sempre uguale, si ripete quasi ogni mese, per circa 3 anni. Sto salendo lungo un sentiero. Fa molto caldo. Una calzamaglia di ferro mi ricopre le braccia e le gambe. Alla mia destra sento la presenza di qualcuno. Mi giro lentamente e un guerriero dal mantello chiaro e con un vessillo di color rosso acceso sale accanto a me. Continuiamo insieme. Il caldo è insopportabile.
Mi giunge forte la sensazione degli odori. Il sudore si impasta con la polvere, le labbra sono spaccate, la gola non riesce ad articolare alcun suono. Alla mia sinistra sta una parete di roccia compatta e ostile. Un denso fumo che scende dall'alto attira la mia attenzione. Vi sono molte persone sparse intorno. Danno l'impressione di stare lì da tempo. Ho la percezione di essere giunto in questo posto venendo da molto lontano. Un suono veloce e acuto, simile allo stridio di certi uccelli marini, giunge improvviso. Guardo di nuovo dietro alle mie spalle, vedo altre persone che prima non c'erano e mi accorgo che sul davanti si apre una larga distesa di mare, azzurro e fermo. Dove sono? Dove sto andando? Mi sforzo mentalmente di dare una risposta alle domande, ma non ricordo assolutamente niente. Ho un'unica possibilità, continuare a procedere verso l'alto. Ora riconosco il soffio del vento. Alcuni vessilli mi urtano la schiena e producono uno strano suono. Più mi sposto verso l'alto e più aumentano le persone che bivaccano ai lati del viottolo. Mi accorgo che nel camminare appoggio il piede in un modo diverso da come sono abituato a fare da sveglio. Alcune voci gridano qualcosa. Molti si avvicinano con le facce incuriosite. Improvvisamente ricordo di aver combattuto a lungo contro una popolazione molto diversa dalla nostra. È un pensiero fulmineo, ma che mi afferra potentemente. Era gente molto più civile e raffinata di noi. Nel pensare vengo sopraffatto dal rosseggiare del fuoco, da grida, dall'odore di carne bruciata. Cosa significa? Sono uccisioni barbare, vittime innocenti. Ora ricordo. Tutto è stato provocato in nome della fede. Mi coglie un senso di smarrimento, quasi di rabbia. Di colpo alle mie orecchie giungono discorsi di carattere tecnico, militare. Si parla di armamenti troppo pesanti, del problema del caldo, del modo di portare lo scudo, di quando usare la spada a doppia impugnatura, del pericolo di infezioni causate dalla rottura degli anelli di metallo delle nostre coperture difensive. Ora intravedo anche gli uomini che parlano. Sono accanto, armati di lunghe spade, e hanno in vita delle alte cinture di cuoio con curiosi ricami. Continuo a salire. Girando sulla sinistra mi trovo davanti al portale di una chiesa completamente scavata nella roccia. Entro. Gli uomini misteriosi mi seguono. I nostri movimenti sono accompagnati da un sordo rumore che rimbomba. Sento l'odore dolciastro e sgradevole delle ferite infette. Un frate ci porge dell'acqua fresca che doveva sgorgare lì vicino, dalla cintura al lento dei lacci di cuoio, e subito ho la sensazione di essere più leggero. Un fumo denso mi viene incontro. Ora sono al centro del tempio. Guardo intorno. Il luogo è interamente scavato nella roccia. Sembra un grande ventre in cui tutti, nel trovarcisi, provano immediato sollievo. Qua e là giace qualche ferito. Alcuni sono accovacciati sul pavimento, altri sono legati a lunghe tavole. Tutti sono lì, animati da una speranza. I miei sentimenti sono invece completamente diversi. Sono lì per gridare, per denunciare certe inutili stragi. Negli orecchi rimbalzano grida di dolore, urla di persone molto diverse da me, ma che sentivo profondamente, quasi fossero fratelli. Un piccolo sacerdote entra nella zona principale attraverso uno stretto corridoio ricavato a scavo nella parete alla mia sinistra. Fa molto rumore, tutti gli si fanno intorno, ma con un certo timore. Mi passa accanto, si ferma. La sua mano si avvicina lentamente. Mi tocca la testa. È fredda, umida. Ne provo ribrezzo. «Seguimi, fratello. Perché hai chiesto di parlarmi?» Rimango in silenzio e gli vado dietro. Passiamo vicino ad una parete umida e attraverso un corridoio entriamo in un largo stanzone. La luce è debole. Un raggio penetra da un'alta fessura, cercando invano di vincere il buio.
Guardo verso l'alto e sento che vorrei prendere il volo attraverso quell'unico sentiero luminoso. Stridula giunge la voce del piccolo prete. Conosco la tua fede nella Santissima Trinità e nel mistero di Maria, la Grande Madre. Tu hai difeso nella terra di Lucifero il messaggio della nostra Santa Chiesa. Perché soffri? Ciascuno serve il Signore secondo le proprie possibilità. Io con la preghiera, tu con la spada. Esulta perché hai portato il ferro benedetto per sconfiggere gli angeli dannati che minacciano la Chiesa del Cristo. In me cresce il disagio, ma non ho il coraggio di esplodere in qualche modo. Quel piccolo e fastidioso essere mi immobilizza. Non faccio niente, assolutamente nulla. Avverto la sensazione che un profondo messaggio è stato tradito e calpestato. Questo sogno si è ripetuto più volte. L'ho descritto col maggior numero di particolari che anche questi si sono replicati sempre monotonamente uguali. Per circa 3 anni ho cercato una chiesa che avesse le stesse caratteristiche di quella vista in sogno. Sentivo che il tutto poteva corrispondere a una realtà oggettiva e che nel tempo sarebbe giunta in maniera inaspettata. Infatti, anni dopo ebbi in regalo un libro, I Normanni nel Sud, di John Julius Norwich. Leggendolo, trovai tra quelle pagine una foto molto simile all'immagine della chiesa sognata. Era il santuario dell'arcangelo San Michele al Gargano. Divorai il libro. Anche altri elementi corrispondevano. Il santuario era stato, in tempi lontani, un luogo di passaggio obbligato per chi avesse voluto mondarsi dai propri peccati. Era stato frequentato anche dai crociati, reduci dalla Terra Santa. Trovai che ciò fosse un inizio promettente. Una mattina di agosto partii da Roma per le Puglie con alcuni amici come testimoni. La sera stessa giungemmo a Trani. Lungo il viaggio non avevamo quasi mai parlato. Tra noi aleggiava una strana atmosfera. Ciascuno a suo modo si domandava a cosa saremmo andati incontro. Rimanemmo sorpresi alla vista della magnifica cattedrale del XIII secolo. Sorgeva vicino al mare e il candore delle sue mura la rendeva simile a una gigantesca perla. Eravamo stanchi, avevamo bisogno di trovare un posto per dormire, ma prevalse l'istinto di entrare dentro a quell'inaspettata costruzione. Salimmo lentamente un'ampia scalinata di accesso. Il sole incominciava a tramontare. Un guardiano ci fece notare che la chiusura era prossima. Mancavano solo 15 minuti. Quell'intervento ruppe l'incantesimo e ci fece tornare alla triste realtà. Cercai di convincerlo a essere indulgente, giacché venivamo da molto lontano. Ci rispose seccamente: «Devo far rispettare l'orario. Se volete, potete tornare domani mattina». In quel momento una coppia uscì dalla cattedrale e ci passò vicino. Rimasi di stucco. La ragazza era un'amica che non vedevo da anni. Si fermò presentandomi il compagno, Augusto Gambarin, uno studioso di fenomenologie psicologiche. In breve anche loro vennero a conoscenza del vero motivo del viaggio al santuario di Monte Sant'Angelo. Augusto mi chiese quasi a bruciapelo se avevo qualche altro elemento da aggiungere per meglio caratterizzare l'identificazione del santuario così come l'avremmo potuto trovare. Gli risposi di getto quasi senza pensare. Davanti all'attuale ingresso della chiesa c'è un unico banco di vendita gestito da un'anziana signora. Ora mi era chiaro anche il tipo di mercanzia, si trattava di frutta. Mentre parlavo ebbe un'immagine mentale molto particolare. Era come guardare controluce il negativo di una fotografia. La figura della vecchia incominciò a muoversi con gesti lenti e larghi. Fissai l'attenzione in direzione delle sue mani, stava accartocciando della carta. Percepì alla sinistra di questa immagine una miriade di colori di cui non riuscivo a distinguere le forme. Infine parlai di un prete che stava aspettandomi da tempo con intenzioni a dir poco aggressive. Perché avevo tirato fuori la storia del prete?
Nel sogno il sacerdote non mi aveva affatto aggredito, anzi ero stato proprio io che avrei desiderato farlo. Augusto annotò tutto, poi ci demmo appuntamento per l'indomani. Il mattino successivo alle 10 eravamo prossimi al santuario. A quel punto incominciò a farsi strada un senso di apprensione. Aumentava mano a mano che ci avvicinavamo a Monte Sant'Angelo. Ebbi sentore che molto probabilmente avrei fatto una brutta figura, perché avevo aggiunto altri particolari oltre a quelli che avevo sognato. Perché l'avevo fatto? Ci affrettammo a raggiungere la chiesa. Sul piazzale c'era una vecchia donna con un banco di frutta. Alla sua sinistra una moltitudine di ombrelloni variopinti. Entrammo nella chiesa. Una scalinata ci condusse verso il basso, da dove si accedeva al vero e proprio santuario. Mi sentivo agitato, nervoso. «Cos'hai?» domandò Augusto. «Non riconosco i luoghi. Nel sogno non esistevano scalinate dall'alto verso il basso. La via principale di accesso era sull'altro lato, esterna e in salita. Girando sulla sinistra, l'ingresso era di fronte. Penetrammo all'interno. Mi sentii attirato verso la parete sinistra e dissi: «Qui c'era un ingresso che portava in una stanza». Esaminammo la parete con attenzione. Notammo le tracce di un varco murato da tempo. Dopo questo riscontro, descrissi un'altra volta tutte le strutture che ricordavo dal sogno. Avevo in mente esattamente l'aspetto del santuario come era stato fino al 1100 d.C., periodo in cui erano iniziate le prime sostanziali modifiche. Ma il fatto che doveva colpirci maggiormente fu un altro. Ci trovavamo in un corridoio angusto, sbarrato da un pesante cancello. Oltre di esso era possibile vedere i paramenti sacri di epoche diverse. Guardavamo in silenzio quando un prete, facendosi largo tra la folla, mi prese violentemente per una spalla. «Ma cosa sbatti?» urlò. «La vuoi smettere di voler forzare il cancello?» Lo guardai allibito. «Padre, si sbaglia, nessuno ha toccato il cancello». Circa una quindicina di persone fissavano il prete sbalordite. Cercai di salvarlo dalla figura barbina. Scendendo le scale mi ero accorto che c'erano dei lavori per rinforzare le strutture della chiesa sovrastante e dissi: «Il rumore che ha sentito forse proviene dagli operai che muovono delle catene». «Ma che operai? Ma che catene? Con le catene ti ci legherei perché sei un demonio». Non riuscivo a capire perché quel prete fosse venuto dall'atrio dove vendeva souvenir per affrontarmi in quel modo. Cercai di cambiare discorso e addolcii il tono della voce. «Padre, sono giunto da Roma per visitare questo santuario. Vorrei sapere se le strutture architettoniche che ora le descrivo hanno una base storica». E ripetei quello che avevo visto nei sogni. Si era calmato, ma la parola «descrivo» tornò a fissarmi minaccioso. Fui costretto a mentire. Rammento di aver visto negli archivi vaticani un'antica pianta del Tempio, un disegno molto rozzo e impreciso, e continuai a descrivere gli elementi ricavati dalla mia attività onirica. Il prete annuì. Era tutto esatto. Il fatto in seguito ebbe una certa risonanza grazie anche alla rubrica televisiva Ore 20 condotta dal giornalista Bruno Modugno. Insieme ad altri testimoni, Augusto Gambarin raccontò la sua esperienza del Gargano davanti a milioni di telespettatori. Avevo accettato di partecipare a quella trasmissione nella speranza di poter trovare uno studioso che mi si affiancasse nella ricerca. Ma era stata una speranza vana. Era una storia che si sarebbe ripetuta spesso nella mia vita. Sembrava che si volesse condurre una qualunque ricerca non per conoscere, ma solo per avere conferma dei propri preconcetti. A parte questo sfogo personale, penso che sia giusto divulgare dei fatti quando questi hanno una consistenza. Credo che siamo spesso immersi in false verità e sento di dover difendere con forza quelle che si dimostrano reali, indipendentemente da come nascono. È quello che cerco di fare da tutta una vita. Bene, questo, anche questo, questo episodio, ci sono delle coincidenze molto particolari, perché poi anche in questa dimensione, in questa vita, mi sono interessato dei Templari
mi sono trovato dopo certi sogni a saper usare le armi del Medioevo e quelle e quell'altro, ma il tutto è sempre stato guidato da emozioni. Immaginate questi crociati che facevano questa via, no? Per purificarsi da quello che avevano vissuto nella crociata, i fatti emozionali che avevano, tutta la strada che ci porta, no? Verso, che passa anche da Viterbo, la via Francigena, eccetera, verso il liberarsi. E immaginate le emozioni che hanno provato, e evidentemente le avevo percepite anche per il mio amore verso quel periodo. Ma comunque poi gli scienziati, anche oltre gli italiani che frequentavo e quello, dice: ma Umberto, guarda che l'energia, appunto, la nostra energia, come vi ho detto prima, è infinita, viviamo su più vite parallele, quindi non c'è per la logica la precedente e la futura, ma per l'energia siamo tutti collegati e quindi possiamo percepire dei fatti. Io ho voluto solo cercare di capire, dimostrare. E altro fatto clamoroso, e con questo sempre legato alle emozioni, è che mi trovo sempre con sogni ripetitivi, strane coincidenze di libri che vedevo, che prendevo, aprivo a casa, eccetera. Mi sono trovato vestito tipo un personaggio del fra 1600 e 1700, comunque vedevo che andava a fare la spesa, io mi vedevo dentro a questo personaggio, mi riconoscevo se c'era un vetro, uno specchio, e poi mi trovo dentro un palazzo bellissimo con i marmi e mi guardo e c'avevo dei pantaloni alla zuava, dei calzini e delle scarpe con dei fiocchi grandi, enormi. Vedo una porta enorme, l'apro e c'era come una sala anatomica, tutte persone che stavano lì ferme, sedute, che aspettavano qualcuno, e quel qualcuno ero io, questo sogno ripetitivo. Al centro di questo cerchio, no? Come sale anatomiche, queste cose, c'era uno strumento musicale. Io amo la musica, ma non so suonare. In poche parole, apro la tastiera, mi dico: ma questo è un sogno, il sogno è mio, quindi dovrei saper suonare. E mi metto lì e suono, ok? Vedendo le note. Che è successo? Racconto questo a Alberto Michelini, Severino Gazzelloni, Morandi, insomma tutti amici di certi settori, e mi dicono: ma scusami, prendi uno spartito, un pentagramma, vedi quello che ti ricordi delle note. E io dissi: no, ma veramente le cinque righe mi sono insufficienti, perché non ne posso mettere anche sopra. E dice: sì, non ti preoccupare. Vabbè, poche parole, metto queste note. Beh, non esce fuori una musica che si usava, vista da specialisti, che si usava con la spinetta? E allora anche lì, per avere delle verifiche, vado alla Fondazione Cini a Venezia, dove studiano la musica antica, dove studiano gli strumenti antichi, questo e quell'altro. E chi incontro? Con testimoni, sempre. Sempre con testimoni, Incontro padre Pellegrino Ernetti. Non so se lo ricordate, quello che andò sulle cronache per la macchina del tempo, quello e quell'altro. Bene, andiamo lì, eravamo in quattro persone, tre testimoni, e dico, perché nel frattempo avevo fatto un 33 giri nell'EP con queste musiche che ricordavo e che amici, oltre a quelli che vi ho citato, davano il valore acustico a queste palline, per me erano palline messe così. E allora gli dico: senta padre, potrà sembrare strano, era un 25 febbraio, attenzione, mi sembra strano, ma io vivo l'emozione di questo personaggio che ho in sogno, mi devo adeguare perché
il sogno lo faccio oggi, non so suonare, ma quando sto lì poi suono. E lui mi guarda e fa, che giorno è oggi? E dico, appunto, il 25 febbraio. Ah, si mette lui al pianoforte, dice che è così, è simile questo brano, e suona un brano che era uguale a uno di quelli che io avevo scritto. E allora noi ci meravigliamo, dico, ma scusa padre, ma come mai? Dice, guarda, attenzione, vedete le emozioni, guarda, in 30 anni, prima di te, ogni 10 anni, sono venute due persone, le quali, sempre questo giorno, le quali dicevano che erano sedute perché aspettavano una persona anziana che suonava uno strumento musicale. Noi l'abbiamo semi-ipnotizzati, l'abbiamo spinti a modulare dei suoni, delle cose, ed è uscito fuori questo. Adesso, passati 30 anni, sempre dopo 10 anni, guardate che strane cose, insomma, se non le vivi non ci puoi credere. Fortuna che io, insomma, vengo da una struttura che cerca, compreso mio padre, militare, generale, anche io sono stato ex ufficiale da lezione. Comunque, vogliamo capire, non... quella è la vera spinta, capire per dire, per comprendere. E dice, quindi tu, quelli hanno fatto questo sogno, adesso è il vecchietto che suona a te, e quindi è così, è normale, no? E dico, vabbè, è normale. E poi non vi dico per questo fatto della macchina del tempo, su cosa si basava, però siamo diventati amici. Insomma, le emozioni rimangono, che vengono scambiate per altre cose, ma ricordiamoci, noi non siamo in pericolo in base a queste cose. Perché non siamo in pericolo? Perché la nostra energia è ben oltre la logica. E noi vogliamo solo comprendere. E quindi la forza, l'energia emotiva è un qualcosa che parte da dentro. Parte da dentro perché percepisce un qualcosa che non riesce a comprendere. Questo è successo continuamente alle persone. Diventano un po' nervose, si guardano intorno, c'è chi parla di fantasmi. Ma no, non so, guardate tutti i luoghi santi, eccetera, lì c'è un fatto emozionale di persone che vanno lì e cercano di abbandonare la logica, cercano di aspettarsi un qualcosa, e quello è un campo di energia che aiuta, quindi prendiamo questa nostra attitudine di poter percepire le emozioni in quello che è un presente continuo. Io, tanto per farla breve, insomma, mi sono ricordato dall'ultimo meteorite fino al 1941, e casualmente, come vi ho già detto varie volte, scrivendolo e non pensandoci, veniva una coincidenza che noi chiamiamo geometria, che poi mi portava a verificare queste cose, come ho verificato nelle Bermude, nelle Bahamas, le emozioni di una nave che era affondata, e fra dove abito e lì, con varie università, i loro rappresentanti che erano sulla nostra barca, che era una Sorbona, che eravamo partiti dal porto di Miami, e videro che avevo sbagliato di 6 metri. Quindi Roma, Ostiense Garbatella, Bahamas, 6 metri. Ma che cosa vogliamo dire? Non è che troviamo spiegazioni, se non il fatto che le emozioni sono lì. Io mi ricordo che in un'isola, l'isola Togo, quelle zone, che io guardando il mare, mi si avvicinò un uomo stregone, medicina del posto, c'aveva una conchiglia in mano, e questo mi dice, con traduttori vari, ma c'è una conchiglia? E dico, sì, eccola qui. Ma l'hai ascoltata? Sì, lo faccio fin da bambino, c'è il Dice, no. Fai la respirazione di un certo tipo, assuma una certa postura e capirai che in ogni conchiglia
rimane impressa l'emozione di persone che sono vissute sopra il mare o sono affondate, o di civiltà che si sono perse storicamente. Bene, quindi storie di conchiglie. Feci fare delle ceramiche, delle cose, portare delle conchiglie, e tenete presente che poi in acqua, questo che vi dico delle percezioni delle emozioni, sono molto più forti, come se l'acqua aumentasse i segnali. Non a caso le balene, non so, dall'Oceano Indiano, fanno dei suoni e nel Pacifico le altre balene li sentono. Noi no, a livello logico no, ma noi sentiamo le emozioni delle persone che sono vissute, hanno avuto emozioni, che nel quello che noi chiamiamo prossimo futuro vivranno emozioni, ok? Ed è un nostro diritto dovere capirlo, conoscerlo e cercare di unire quello che tutti separano: nazioni, razze, culture, mentre siamo tutti parte di un uno. Come si può influenzare l'energia emotiva? Quali sono le tecniche, le pratiche, aumentare, ridurre? Allora, le tecniche sono, li trovate sempre nel sito, sono quelle della respirazione 5-5, perché mette in contatto la memoria del cuore con il cervello attraverso il parasimpatico. E poi dovete dirvi, dopo una respirazione, 3 minuti prima di andare a letto, dirvi più di 21 volte, perché sotto di 21 volte la parola logica dualista non ha quella carica biochimica, bioelettrica, per superare la barriera della logica. Quindi comunica con la parte nostra più profonda. Quindi io consiglio a tutti di fare questa respirazione 5-5, bastano 3 minuti la sera, tiri fuori l'aria con la bocca, inspiri per 5 secondi, senza pausa, ritiri fuori l'aria. E tutto questo, basta che lo fate 5-6 volte, attiva questo contatto con la memoria del cuore. Poi ditevi 21 volte, voglio aumentare la mia percezione in senso positivo, eccetera, eccetera, eccetera. E questo vi aiuta. Come aiuta andare in certi luoghi storici e non aver timore di seguire l'intuito, no? E io mi ricordo la prima volta a Ostia Antica, ho camminato e insomma ero attratto da una zona, lì c'era, io non lo sapevo, perché stavo studiando la religione ebraica, i primi luoghi di culto. Bene, lì a Ostia Antica c'era il primo luogo di culto degli ebrei che erano venuti qui. Quindi guardate, chi incontrate animali, piante, sono esseri viventi che hanno una forma di comunicazione, accarezzate, pensate in positivo assolutamente, e vedrete che l'intuito, che è una forma di comunicazione oltre la logica, prenderà forza. Spero che mi sono spiegato. Quali sono i principali emozioni umane, come si distinguono e si classificano le emozioni in base alla natura, intensità e durata? Questo per la logica, ci sono tutte queste suddivisioni, no? Ma le emozioni umane sono quelle che iniziano col fatto di comprendere che la vita è come un passaggio per conoscere, per comprendere, per unire. Le emozioni più forti sono quelle che ti legano in senso positivo, non per dipendere. E questo è come nei rapporti affettivi, insomma, nei rapporti affettivi ti senti la persona, parte di te. E quindi le emozioni forti sono sempre legate non al possesso, al desiderio, quello e quell'altro, quello è un tipo di emozione. Quelle invece veramente forti sono quelle di andare in un luogo, vedere una persona, poi
comprendere che questi incontri, quando sono positivi, non sono a caso, sono geometrie. Io da piccolino mi ricordo che vedevo una persona, piccolino insomma, dagli 11 anni in poi, vedevo una persona, dico, ma che particolare, quella, quell'altra. Poi magari dopo un anno, due, tre, insomma, l'incontravo e c'era un perché. E quindi l'energia legata all'emozione, no? È veramente enorme. L'affettività non può essere il fatto solo di prendere, distruggere, possedere. Scusate, ma qui c'ho un gatto che mi sta buttando giù una pianta. Non è solo questo. L'emozione più forte è quando tu ti rilassi, quando tu vedi una persona e la senti parte di te, la senti che non devi dimostrare nulla, devi viverti. L'emozione di comprendere per me è stata che tutti vivono, tutti dagli insetti in poi, quando mi hanno detto anni fa gli scienziati, dico, ma guarda che il moscerino delle mele c'ha le staminali uguali all'essere umano, ossia, ecco, quello per me è stata una gioia, ossia più si hanno conferme che non siamo qui a caso, che non siamo qui solo per soffrire, ma che dobbiamo veramente cercare di superare le cose negative, e dentro di noi ci sono le potenzialità per farlo, come quello che vi ho detto prima, la respirazione 5-5, basta poco ma essere costanti, il darsi un comando 21 volte, e questo poi vi porta a delle grandi emozioni, ma che vengono percepite dagli altri. E quindi io quando cammino, per esempio, anche persone che mi hanno seguito, incontriamo animali, incontriamo bambini, prima del verbale, persone anziane, pensiamo sempre cose belle, ricordi positivi, li guardiamo, ed è molto importante guardare le persone in questo punto, perché è il punto più sensibile che si sviluppa dopo che usciamo dalla pancia della nostra madre. E quindi questo fatto qui ti dà un'emozione, perché tu vedi che il bambino ti guarda con uno sguardo diverso, l'animale si avvicina, la persona anziana sorride, magari è ferma nella panchina da chissà quanto. Noi abbiamo lavorato anche in centri anziani, l'abbiamo fatti muovere, l'abbiamo abbracciati, abbiamo fatto, quella è stata un'emozione. Strumenti per misurare l'emozione ci sono, tutti studi su dove nascono, però io non seguo questa linea, insomma, perché quando si entra negli strumenti è una forma quasi riduzionista, quasi come voler avere conferme di qualcosa di logico, mentre la nostra energia sta lì che ci aspetta, la nostra energia oltre a quella che vediamo. E ragazzi, ragazze, persone, questa energia è veramente tanta, no? Si parla di campi psichici. Noi siamo in un periodo in cui, con tutti i fatti emozionali negativi, con tutte cose del genere, la gente è diventata più chiusa o più violenta. Non ci si guarda, non è più come una volta. Bene, attivatevi in modo positivo. E questo dà emozione come energia, come campo psichico, perché dobbiamo assolutamente agire. E le emozioni, anche positive, anche negative, vivono in un presente continuo, come vi ho già detto, no? Quando io ho trovato i vari pagus fortificati degli Etruschi e altre cose in giro per il mondo, era attirato proprio da dove c'era gente che aveva vissuto emozioni. E il fatto di ritrovarmi lì e sentirmi come abbracciato dall'ambiente, dalla storia, e quello mi ha dato emozioni. Per voi è uguale, noi siamo orfani di affettività a livello emotivo-emozionale, no? C'è molta gente che
si accarezza da sola, perché se fai così sembra che ti accarezza un altro, no? Queste cose. Ma al di là di tutto quello che si può dire, noi stiamo parlando che ciò che io desidero con molta forza per un bene, per un qualcosa che aiuta, che nutre, no? E si verifica, lo si incontra, il desiderio. Abbiamo lavorato anche molto con dei bambini che dicevano che di notte vedevano, non conoscevano i nonni, erano morti prima, e non sapevano, non vedevano le foto, vedevano delle figure che stavano lì intorno a loro quando dormivano. Era il desiderio dei nonni, secondo certe linee, che volevano essere presenti. E quindi questo fatto di toccare con mano, che non c'è mai una reale separazione, è un'emozione forte. So che ho detto cose magari che non aspettavate risposte diverse, ma io già dai tempi della Camera Chiglia, che dicevano che misurava le energie, quello e quell'altro, quando noi avevamo Daniele Giordano, il suo compagno, che erano fra i più grossi esperti della Camera Chiglia. La Camera Chiglia misurava, no, con questa bioelettricità, quello che usciva, se tu eri contaminato o no in base a farmaci o altre cose, ma non che tu avevi energia per poter guarire o roba del genere. E veniva usata anche per vedere se c'erano lesioni nei metalli e tutti questi fatti così pratici. Tant'è vero che con la Camera Chiglia, cioè una persona metteva lì la mano per prendere quella scarica, vedere le uscite delle cosiddette energie. Tu gli toccavi una maglia senza che se ne accorgesse, oppure il cappotto, quello che c'aveva addosso, il campo diventava enorme. E dice, ecco, vedi quanta energia hai? No, siamo noi che lo stiamo toccando. Quindi, attenzione. Attenzione alle macchine. Io preferisco più la parte creativa, i musicisti, i cantanti, i ballerini, che prendono l'emozione, si muovono, perché più siamo condizionati e meno ci muoviamo. Più non viviamo cose positive, più ci incurviamo in avanti e respiriamo male. Le emozioni negative, ok, non ci aiutano. Ma se ci sono, significa che ci sono anche quelle positive. E guarda te, queste emozioni rimangono. Quella nobile che secoli fa si pettinava i capelli. In un albergo a Grosseto tanti anni fa si vedeva un giovane che attraversava la stanza e si buttava dalla finestra. Ed era stato vero, era successo anni prima. Quindi riempiamoci di emozioni positive, positive, creative, e cerchiamo di comprendere che è un campo. Molti artisti vanno avanti, migliorano proprio perché entrano in un campo emotivo, emozionale, nel movimento. Io nei miei tempi studiai danza moderna, mimo, è veramente importante, perché riprendi le emozioni sospese di tante tante persone che hanno seguito questo fatto di rompere la prigione troppo stretta del fare sempre le stesse cose, insomma, quando tutto ci parla, dalle piante, gli animali. E questo è un po' il messaggio, insomma, no? E come facevo io, per esempio, ma non è per parlare di me, vi potrei citare tante altre persone a fare questa musica di dimensione sogno, perché sono entrato in campo emozionale sospeso di questo pianista. Qualcuno mi dice, ah no, ma era una tua vita precedente. Scusate, io parlo di vite contemporanee e parallele. È uno dei ponti per creare, uno dei ponti per trovare, uno dei ponti per sentirsi
in crescita con la consapevolezza e la coscienza sono proprio le emozioni. Poi se sono negative, come qualcuno che vive qualcosa di negativo per la logica fra qualche giorno, significa che cerca aiuto, senza confini. Ecco, incominciamo a comprendere che siamo parte di un tutto e che dobbiamo cercare di comprendere per crescere, per aiutarci e per unire. Bene. Spero che vi ho dato dei riferimenti. Appunto, come vi ho detto prima e ridetto nel sito, trovate molto, anche esperimenti particolari della mente, dell'energia della mente, che ha la potenzialità di percepire a distanza, che è mente non locale. Tutto qui. A risentirci. Buonasera.